normale che la squadra sta facendo bene, un allenatore cerca di stravolgere il meno possibile, anche se andiamo a vedere c'è Doncor fuori per squalifica, quindi qualcosina bisogna già cambiare. E poi stiamo valutando anche di dare un turno di riposo a quella coppia che fino adesso ha giocato, sicuramente. Però c'è ancora un giorno dove andremo a fare la rifinitura e poi deciderò. Comunque avere quattro centrali a disposizione è molto importante. Mister, quali sono le insidie di questa partita? Perché come diceva il collega, la Salernitana ha bisogno disperatamente di punti, terz'ultima in classifica, quindi deve salvarsi. Campari spesso ha avuto serie difficoltà nell'affrontare delle partite contro squadre sulla carta più abbordabili dal punto di vista della classifica. Ma guarda, io non credo che la Salernitana sia una squadra abbordabile. Ho visto diverse partite, sì, hanno perso, però hanno perso per errori così, però non meritavano, perché se andiamo a vedere le partite che hanno perso, prima hanno avuto 5-6 occasioni da gol e poi purtroppo quando non chiudi, non fai gol, gli altri con mezzo tiro in porta ti fanno gol, poi diventa difficile. La Salernitana è una buona squadra, ha recuperato anche qualche giocatore importante. Se andiamo a vedere Coda, Bus, a Donna Ruma, c'è lo stesso Gatto, Nalini, cioè davanti a tutti i giocatori veloci che ci possono mettere in difficoltà. Sicuramente non sta vivendo un buon momento, sicuramente qualche problemina ce l'ha. Adesso dobbiamo essere bravi noi a non farli galvanizzare, a non farli gasare. Cioè, è normale che c'è bisogno di una partita maschia, perché un ambiente lo prevede, e anche perché se andiamo a vedere i numeri è una delle squadre che ha preso tante espulsioni e tante ammonizioni. Quindi già lì ti fa capire che è una squadra molto, non tra virgolette, cattiva. Però ecco, sicuramente non possiamo scendere in campo come il primo tempo di Novara, sicuramente, quindi dobbiamo partire subito a 1000 e per andarli anche in pensieri, anche perché noi giochiamo per i playoff e quindi per una classifica un po' tranquilla, tra virgolette, loro invece giocano con la paura che se perdono può essere anche l'ultima spiaggia. Quale sarà la strategia per fare in modo che il Bari di Salerno non sia un Bari psicopatico come spesso, attuando quello che le ha detto e è accaduto? Ma guarda, noi come caratteristiche abbiamo quello di giocare a calcio, quindi quando non lo facciamo andiamo in difficoltà, quindi c'è bisogno di tanta personalità e tanta attenzione, poi le qualità ci sono, se li mettiamo in campo a disposizione del compagno credo che possiamo fare risultato. A proposito di condizioni fisiche, verrebbe da chiedere come stai a quando prendi tre punti, Beh, oggi ha rischiato qualcosina, oggi ha rischiato una costola, perché ha avuto uno scontro con un compagno, ha avuto una botta su un fianco, però fortunatamente niente punti, niente sangue, niente. Quindi a destra in difesa, visto che mancherà Doncor, ci sarà il rilancio per Sissoko, quindi anche una prova di maturità per lui, o sta vedendo anche altre soluzioni, Defendi o Tonucci? Ma guarda, abbiamo provato sia Defendi che Sissoko, quindi no, Tonucci a destra sarebbe fuori ruolo secondo me, lì c'è bisogno di gente di corsa, anche perché loro sulle fasce hanno gente di corsa, spingono tanto e quindi abbiamo bisogno di gente con la gamba, quindi anche perché dovrebbe giocare Gatto o Nalini, sono due giocatori di gamba, Franco è un giocatore che spinge, insomma, loro sfruttano molto l'ampiezza del campo. Mister, probabilmente la Salernitana si schiererà in maniera speculare rispetto al Bari, visto alcune defezioni, è probabile si sta pensando da quelle parti a un 4-3-3, questo può in qualche modo complicare i suoi piani? No, assolutamente, è normale che abbiamo provato tutto, sia se gioca a 4, sia se gioca a 3 a centrocampo, cioè è normale che la squadra deve capire le uscite, dove andarle a prendere, è normale, lo proviamo giornalmente, quindi anche se dovesse fare un 3-5-2 come ha provato a Perugia, insomma le soluzioni sono queste, e uno ci lavora e poi è normale che c'è bisogno di tanta attenzione e determinazione. 4-5. No, perché me ne sono preoccupato. Questa settimana io ho fatto un pezzo in cui dicevo che il nostro campionato oggettivamente si decide nelle prossime 6 partite, cioè è qui che ti piazzi per fare poi la volata per Perugia, Cagliari, Brescia e Trapani, che non sai come saranno posizionati, però le decidi con 5 squadre che lottano
per salvarsi. Quindi è un calendario un po' particolare che io non definisco agevole, perché quando si ha bisogno di punti non capisco. Quello che voglio chiederti è un'altra cosa: in questo momento della stagione, dove tutti hanno bisogno di punti, soprattutto le pericolanti, è più agevole affrontarle in casa loro o averle come ospiti? Perché per esempio, ma è un caso probabilmente, la Salernitana che noi affrontiamo pensa allo sfizio di andare a vincere a Cesena, ha pareggiato la Perugia, quindi sta facendo molto bene fuori, ma quando è chiamata a vincere per forza in casa qualche errore l'ha fatto, anche se in casa per esempio nel suo campionato un posto in pari a Pescara, qualche punto la fa importante, ma in questo momento laddove i nervi contano molto, la gestione delle partite non è facile, soprattutto il piano psicologico. Pensi che sia più facile affrontarle a casa loro o qui al Salernitana? Ma poi dipende dalle squadre che vai a incontrare. Sicuramente se vai a incontrare la Salernitana, che ha un rullino di marcia fuori casa importante, anche perché una che sta lì dietro, se viene qui a San Nicola, si mettono tutti dietro, hanno giocatori veloci e il primo contropiede che colpiscono, è normale che ti fanno male, poi sarà difficile riprendere partite. Mentre in casa è normale che sta avendo difficoltà, perché succede l'opposto. Succede l'opposto, ha bisogno di scoprirsi, di attaccare con più uomini e la squadra a tratti si allunga, si sfilaccia e lì le squadre che sono andate lì hanno sfruttato quelle poche occasioni. Io ho visto la partita contro il Lanciano, il primo tempo doveva finire 4-0 per la Salernitana e si sono un attimino aperti e hanno perso la partita, quindi è normale che chi gioca in casa deve fare sempre la partita e deve rischiare qualcosina in più rispetto a chi sta fuori casa. Secondo me è meglio affrontarle lì, poi è normale che ogni partita ha una storia a sé. È un campo grande come il nostro, quindi ci sono molti spazi, se riusciamo a sfruttarli possiamo portare a casa un risultato positivo. Io no, scusa, sì. Se non sbaglio la Salernitana ha perso una sola partita in casa, quindi non credo che proprio in casa abbia. No, però è normale che quando tu adesso in questo momento dove tu c'hai a pari punti, sei penultimo a pari punti e devi fare per forza punti, devi un attimino scoprirsi, devi concedere qualcosa. Noi dobbiamo essere bravi a sfruttare quel poco che ci concedono. No, ma non è questione di velocità o non velocità, è questione di saper leggere le situazioni. Noi non abbiamo una difesa veloce. Questo lo sappiamo, cioè non è che sta. Non abbiamo difensori veloci, forse l'unico difensore che abbiamo, ecco, forse sono gli esterni che hanno un pochino più gamba, Don Core più veloce. È una questione di. Non è neanche una questione di filtro, perché a Novara ci hanno messo in difficoltà lanci di 60 metri. Non è questione di. È questione di leggere la situazione, scappare tutti insieme. E poi se la palla è lunga continuare a scappare, se la palla è corta bisogna accorciare, cioè di lettura più che altro. Ma qualcuno non la sa leggere proprio, ma manco se la mandi all'università anni consecutivi. No, sì, sì. È chiaro che tu lasciamo per la pari, io me la sono vista 100 volte. Ma Sissoko è più di un quinto che un quarto. Sì, però io ho avuto tanti quinti e lo stesso Conti che adesso sta all'Atalanta, ragazzino, faceva il partito venuto quinto, alla fine ha giocato anche quarto. Cioè non è una questione di mentalità. Cioè è una questione di mentalità, di sacrificio, un sacrificio in più. Il problema di Sissoko è che capisce poco l'italiano e quindi un pochino non è aiutato in questo, quindi questa è la difficoltà che sta avendo, perché poi quando è entrato ha sempre fatto molto molto bene in casa specialmente, quindi normale che a Rentella dove in una squadra, che ha fatto poco spiccata la sua non prestazione, però se andiamo a prendere Entella dovremmo buttare via quasi tutti. No, ma ci mancherebbe altro. Il problema è che noi adesso, io parto dal presupposto che la chiave è stata trovata diciamo dalla cintura in su, la speranza è che non ci tradiscano più e va bene, lì la squadra sta funzionando molto puntualmente, devo dire.
anche se dipende dai momenti della partita, però sta funzionando. Ma io vedo le partite, vedo anche Cagliari, vedo quelli che stanno lì davanti, tutti soffrono, no? E gli attaccanti sono i primi, quelli che ci devono dare una mano. È troppo facile avere tre fenomeni davanti, diamo la palla a loro e risolvono la partita, benissimo, però poi c'è anche la fase difensiva. In questo momento si stanno sacrificando anche molto bene quelli davanti, anche se a Novara al primo tempo abbiamo fatto poco pressing sul portatore di palla, anche se il primo gol è venuto da un fallo laterale dove non l'abbiamo accorciato e abbiamo scappato, insomma tante piccole situazioni che poi si verificano, ma sono situazioni che si verificano in tutte le partite, poi a volte ti vanno bene, a volte ti vanno male, a noi ci vanno quasi sempre male. Quindi, però ti dico, io ho fatto il difensore per 17 anni. Fatto anche a livelli più che dignitosi. Io ero un destro che ho fatto tanti campionati a destra. Nel momento in cui sei nella difficoltà, ti mettono i compagni in questa difficoltà dello stare uno contro uno, che è capitato, e questo è colpa dei compagni se succede. Ma cosa fai? Aspetti con le mani dietro? Aspetti che tiri e non vai a Sì, ma la seconda scena che vedo uguale. Allora, quella è una questione di lettura, quella è una questione di lettura, è stata una questione di lettura, perché la squadra ha scappato, da un certo punto la palla era corta, questa ha stoppato la palla, in quel momento lì devi andare a 200 all'ora sul portatore di palla, fai fallo a 30 metri e finito il discorso. No. Il difensore che porta l'uomo dentro l'aria è un difensore morto. È morto, io dico sempre, così come il difensore che entra in scivolata. È un difensore morto, col culo a terra è morto. Anche un difensore che lo lascia tirare. Oh, è uguale, stessa cosa. Perché per limitare le giocate devi stare a un metro, anche se è veloce, gli stai un metro e mezzo, già gli togli una giocata, cioè gli togli la giocata lunga. Quindi togliendo la giocata lunga hai solo la giocata corta. Giocando corto i miei compagni sanno dove può arrivare la palla. Cioè il concetto è questo. Cioè sono tante piccole cose che un giocatore deve fare in una frazione di secondo. A volte ci pensa, a volte non ci pensa. Quindi questo è il discorso. Oh, però io ti dico, ho fatto il difensore ai 17 anni, ho giocato a fianco a Giacomo di Cara, il mio secondo. Giocavo esterno destro, il mister mi metteva esterno sinistro. Non cambia niente, è sempre uguale. E voi rischiavate molto di più con quel tipo di mondo. Ma aspetta, c'erano le diagonali, prima si faceva la diagonale totale, la diagonale L aperta, la diagonale totale, cioè non c'era il fuorigioco, però c'era una lettura diversa, cioè eri più concentrato a fare le diagonali che non a pensare all'avversario. Adesso invece è anche più semplice, perché adesso giocando esterno con due centrali, una linea sola, io gli dico, se è un consiglio che do ai miei difensori, un metro avanti ai centrali, un metro giochi, un metro avanti ai centrali, così il centrale può accompagnare e lasciare il fuorigioco. Cioè sono accortezze che un allenatore ha giocato, gli dà dei consigli, cioè è molto più semplice secondo me giocare adesso che prima. Ecco perché penso a come ti stai disperando dentro. E lo so, ma lavoriamo tanto, purtroppo è così, cioè è normale, la squadra perfetta in questo campionato non c'è, perché c'è la squadra fortunata, non è la squadra esperta, perché vedo anche il Cagliari che lascia 4-5 occasioni, poi alla prima volta c'ha qualità davanti, fa gol, finisce 3-0 per il Cagliari, per dire il Cagliari, ma pure il Crotone, pure altre squadre, anche noi, uguale, quindi... è normale che adesso l'importante in questo momento è che la squadra si è liberata un po' di quelle paure che aveva precedentemente, sta bene fisicamente secondo me, è più tranquilla e adesso ci giochiamo una fetta importante per il piazzamento playoff, come hai detto tu nelle ultime partite ci giochiamo una fetta importante, in queste ultime due secondo me, perché incontriamo Salernitana e Cesena e sono due partite per noi fondamentali. Mister, sappiamo che il calcio è fatto di equilibri, no? Come quelli di cui stavamo parlando qualche istante fa. Tornando, no, alla concezione dell'essere o meno psicopatici, noi la settimana scorsa dopo la partita di Novara abbiamo realizzato una grafica giocando un po' su un film che narra di queste situazioni, qualcuno volò sul nido del culo. Un film molto bello. Allora io le chiedo, no, restando nell'ambito della follia, puoi immaginare un Bari votato proprio a puntare tutto sull'attacco, visto che in questo momento qualcuno ha parlato di tre tenori, no? Cioè di un potenziale
molto forte il senso. Ma noi stiamo puntando per l'attacco, cioè siamo un pochino più propositivi. È normale che certi equilibri vanno rispettati e cerchiamo di dare degli input, cioè io non dico mai di attaccare con tutti e due i terzini e di lasciare quei due poveracci lì da soli, ma io dico sempre un terzino va, uno stringe e ci difendiamo a quattro con il mediano davanti alla difesa, lì già ci dovrebbe essere equilibrio. È normale che poi, non avendo grandi terzini che spingono di gamba, che in questo momento non abbiamo grandi terzini che spingono, cioè il Sabelli non c'è per far capire che tipo di giocatore ci può interessare, non c'è, e quindi dobbiamo andare con le mezzali, e quindi molte volte il centrocampo si trova un pochino scoperto. Però se i tre e il mediano riescono a lavorare insieme, è difficile prendere gol con quattro uomini là dietro, secondo me, anche perché le altre squadre quando ripartono, non pensare che ripartono con 5-6 giocatori. Va bene? Mister, nell'ultimo periodo, non ti vedevo, scusa, nell'ultimo periodo abbiamo avuto l'esplosione, diciamo così, tra virgolette, di Sansone, che coincise con l'infortunio di De Luca. De Luca è rientrato da poco, lui è sempre stato un giocatore molto importante, cioè è sempre stato un giocatore, diciamo, cardine per questa squadra. La mia domanda è questa: lui ora che rientra e parte da una gerarchia diversa, l'ha trovato con l'approccio mentale giusto? Ma innanzitutto De Luca è rientrato, sta lavorando, ma deve ancora lavorare tanto per arrivare al top dei compagni, quindi già questo ci vuole un pochino di tempo. È convocato, così come sarà convocato Tutino, d'altra punta, perché abbiamo sia Boateng che Puskas in nazionale, quindi sicuramente sta un gradino sotto a livello fisico, quindi lo stiamo cercando di recuperare, perché in questo momento abbiamo bisogno di tutti, non ci sono gerarchie. Io scelgo sempre di volta in volta, logicamente quelli che stanno giocando spesso stanno facendo molto bene, però capiterà che abbiamo Rosina in diffida, qualcuno in diffida, e io devo cercare innanzitutto di recuperarlo. Mi sembra Sansone, scusa, in diffida, e quindi lo devo cercare di recuperarlo il più breve tempo possibile per rimetterlo dentro. Poi sta a lui, se si fa trovare pronto e mi fa la doppietta, qual è il problema? Le faremo ruotare. La domanda era questa: con un giocatore che si è sempre sentito importante, poi deve ripartire. No, ma anche il nostro, cioè, oltre a Baniero, lui è, cioè, o è ancora più carico? No, ma è tornato consapevole che ci stiamo giocando qualcosa di importante, sta bene, cioè sta bene di testa, sta bene, si sta lavorando tantissimo perché vuole tornare, anche perché è anche suo interesse finire bene un campionato del genere. Leonardo, a proposito dei tre attaccanti, lei giustamente ha detto che dovrebbero sacrificare perché sarebbe comodo stare lì avanti, scendere i palloni, però io ho visto che il Bari riesce a mettere in difficoltà gli avversari, rendersi sempre pericoloso, quando i tre attaccanti fanno pressing sui difensori avversari. Però non c'è continuità sugli uomini in centrocampo, è inutile che i tre attaccanti vanno in pressing sui difensori, sarebbe un suicidio, con un passaggio ti saltano la linea e quindi sei morto. Quindi è una questione di comunicazione fra di loro, così come quando si parte tutti insieme, anche la difesa sale, cioè, di solito è uno un giocatore indirizza, l'altro pressa e il terzo dovrebbe rubare palla, perché una volta che abbiamo indirizzato ha solo una giocata. E certo, perché mandiamo in avanti tre giocatori, superati quelli ci troviamo in difficoltà sicuramente, perché poi con sette giocatori devi coprire quasi 80 metri di campo, visto che per fare un pressing devi andare quasi vicino all'area loro. È una situazione che stiamo provando, riprovando, anche perché mi piacerebbe che le nostre ponte giocassero più vicino alla porta, è anche più facile rubare palla, invece di rubare palla a 40 metri e fare 40 metri di corsa, rubi palla a 20 metri, ti trovi già la porta davanti. Però a volte ci riusciamo, a volte no, quindi anche lì bisogna capire il momento di andare in pressing. Quindi è sempre una questione di... Dipende dai tre di mezzo campo, non se stai più avanti. Dipende sempre da come sei
in campo. Se sei lungo è inutile che vai, se siamo lì a tre quarti belli compatti, allora sì. Quindi la difesa si preoccupa dei lanci lunghi, i centrocampisti si preoccupano sulle palle corte, sulle giocate vicine e via dicendo. Grazie. Prima di darti gli auguri di Pasqua, tanto... di Pasqua, più Contini che di Cesare. Dobbiamo aprire l'uovo prima, lo apriamo domani. Sorpresa. Apriamo domani. Apriamo domani l'uovo.